sono 3 anni ormai che lavoriamo sul tema Expo e Arexpo per approfondire le modalità con cui sono stati spesi i soldi pubblici. È un team che sta lavorando in maniera molto assidua e i risultati iniziano a vedersi. Nel corso di questi 3 anni di lavoro insieme abbiamo letto, studiato e approfondito centinaia di documenti e ad un certo punto, nell'analisi proprio di questi documenti, siamo incappati nella citazione di un verbale del consiglio di amministrazione della società Arexpo, datato 17 marzo 2016, che, secondo le nostre ipotesi, poteva contenere informazioni fondamentali nella ricostruzione della storia delle bonifiche del sito Expo. Ecco perché abbiamo chiesto alla società Arexpo di fornircene una copia. La storia del verbale del 17 marzo 2016 del consiglio d'amministrazione di Arexpo ha dell'assurdo. Iniziamo con un accesso agli atti regolare e poi il suo sollecito perché nulla ci arriva e poi il sollecito del sollecito. Nel frattempo passano i mesi. A un certo punto ci arriva un verbale, ma pieno di omissis, completamente vuoto se non una linea e scritto omissis. Ci rivolgiamo al difensore regionale, il quale ci dà ragione, ma ancora niente. Arriviamo a questo punto a ottobre, decidiamo che l'unica carta che ci rimane è fare ricorso al TAR. Andiamo al TAR, il giudice amministrativo ci dà completamente ragione e intima Arexpo in 15 giorni di darci quel documento. Arexpo, non contenta, fa ricorso e ci porta in Consiglio di Stato a Roma. L'udienza si tiene l'8 giugno di quest'anno e quindi considerate che è già passato circa un anno e mezzo. Bene, durante l'8 giugno la società ritira la richiesta di sospensiva perché in effetti era decisamente infondata. A questo punto la sentenza del TAR diventa per noi esecutiva. Facciamo richiesta di dare esecuzione della sentenza del TAR, dando anche 7 giorni, giusto per correttezza, tra le istituzioni. Alla scadenza di questa diffida, ancora niente, noi non abbiamo ancora questo benedetto verbale. Per cui, come da nostro diritto, chiediamo al TAR di nominare un commissario ad acta che vada fisicamente in Arexpo per chiedere e ottenere questo verbale come ci spetta. Nel frattempo potete immaginare quanto lavoro c'è dietro, quanti soldi abbiamo speso, quanti soldi sta spendendo Arexpo per fare tutta questa trafila, per negarci un documento che è un documento di una società partecipata dalla stessa regione e lo nega un consigliere regionale. In tutto ciò però attenzione perché né Regione Lombardia né il Consiglio regionale, nella qualità del suo presidente, hanno mai mosso un dito per tutelare la nostra prerogativa di consiglieri d'opposizione che controllano come vengono spesi i soldi pubblici regionali. Nessuno ha mosso un dito perché la trasparenza è sulla bocca di tutti, ma nei fatti nessuno la mette in pratica.